Ciao a tutti signori del Cane Gamer Channel, io sono Falco e questo è l'episodio numero 3 dei boss di Crash Bandicoot 3 Warped. Filmato. Ah, delinquenti! Siete troppo stupidi per capire in che guai vi state cacciando! Questa volta l'avete fatta grossa! Dannati delinquenti con i trucchi. Sì, questa è la parte del boss numero 3, se no sarebbe la parte 18 nel totale. Sopra l'orologio che ho, che ha adesso sul petto, gli metterò un link al come si dire. Siamo nella sua epoca, diamo i cristalli. È bello che i boss di Crash sono convinti che noi dopo averli presi li regaliamo a loro senza nessun motivo apparente. O ci arrostiscono in boss. E come potete vedere, Entropy è molto facile da battere, soprattutto visto l'invulnerabilità che il level design consente di avere in questo determinato punto dai colpi che ci arrivano, come possiamo vedere, verticali, diciamo, non questi qua che sono orizzontali, ma dei colpi verticali, probabilmente anche da quelli orizzontali, ma dei colpi verticali con cui ci fornisce invulnerabilità a questo particolare punto della mappa. Entropy, se non venga, se non viene colpito immediatamente dopo che appunto si accascia a terra, potrebbe rialzarsi dopo molto tempo. In realtà non mi è mai successo a me personalmente, cioè mi è successo giusto quando l'ho voluto provare e mentre mi grattavo e pensavo di essere morto. Vediamo come la terz'ultima boss fight o la terza del gioco sia effettivamente forse un poco troppo facile per quello che dovrebbe essere, visto che Entropy è colui che Cortex ha chiamato per farsi aiutare a salvare il mondo. Orologio rotto? No, volevo giocare con l'orologio rotto. E abbiamo il tornado mortale. Sapete che vuol dire, ragazzi? Salti lunghi infiniti. Farabutti insolenti e insignificanti! Sconfiggendo Entropy, ci avete messo in grave pericolo! Crash, Coco, vi ricordo che questa macchina risucchia tempo! È delicatissima! Senza il controllo e le cure costanti del dottor Entropy, nessuno sa cosa potrà accadere! Appunto, per quello mi aspettavo fosse un poco più complessa come boss fight, visto che è colui che ha inventato questo sistema di Warthrough. Abbiamo sconfitto questo pippone e il suo bonus sarebbe questo. Vedete la bellezza che volendo ci permetterà di fare salti molto più lunghi. Nel senso, se andiamo da una parte alta ci permetterà di planare durante il salto e ci darà anche l'accesso a questa warp room egiziana con ben 5 livelli molto diversi da quello lì, Future Frenzy mi pare, insomma quello, non lo so. Qui non si può saltare in nessun modo la scossa, almeno chi, so che ci sono metodi per superarla, però io non ne sono capace. Quindi salviamo e vi rimando al prossimo episodio. Siamo al 40% del gioco, lo completeremo al 105%, siamo a meno di metà. Spero che la serie vi piaccia, vi invito sempre a commentare, iscriversi al canale, dire come poter migliorare, guardare anche le serie di DX, il come si dire, che appunto vi ho linkato prima, e ciao a tutti da Crash e Coco.